FIFA 12 è la cosa migliore che c'è dopo scendere in campo. È esattamente come stare in campo. È già il miglior gioco interattivo di calcio del pianeta. Ora le migliori menti del videogaming si pongono l'obiettivo di dominare il mondo delle simulazioni sportive. Saranno cambiamenti rivoluzionari. 400 esperti, nuove e rivoluzionarie caratteristiche e una tripletta di innovazioni che spazzeranno via il confine tra virtuale e reale. Credo che farà andare la gente fuori di testa. Tutto verrà completato in soli 12 mesi. Abbiamo una tabella di marcia molto serrata. Entrate con noi nella mega fabbrica della EA Sports di Burnaby, in Canada, dove una squadra internazionale sta cambiando il gioco più popolare del mondo. È un grande successo. Sono state giocate 300 milioni di partite a FIFA 2011. Anche economico. Con tutte le sue edizioni, questo gioco ha generato più di 3 miliardi di dollari. Ma FIFA 11 della EA Sports sta per perdere il suo primato. Dopo quasi due decenni di calcio interattivo, il gioco si prepara alla più grande trasformazione della sua storia. Parlo di una rivoluzione quest'anno, perché non avrei mai immaginato che un giorno avremmo potuto fare una cosa simile. La quantità, la portata e la qualità delle innovazioni che implementeremo quest'anno sono davvero senza precedenti. Non sarà un semplice aggiornamento, ma un vero e proprio cambiamento di modulo. E si chiamerà FIFA 12. La sfida? Creare un gioco che non ti dica come giocare, ma che ti dia la possibilità di giocarlo esattamente nel modo che vuoi tu. Per fare il salto di qualità a cui ambivamo, abbiamo dovuto fare dei passi a dir poco drastici. In particolare abbiamo implementato tre grandi innovazioni, la cosiddetta Trinità. Prima di tutto, un sistema di contatto completamente nuovo, chiamato Player Impact Engine. Questo sviluppo utilizza le leggi della fisica per replicare fedelmente le collisioni tra giocatori. Il Player Impact Engine è una delle più grandi innovazioni che abbiamo introdotto quest'anno. Si tratta del motore che regola le interazioni tra i giocatori quando si scontrano. Poi c'è il perfezionamento dell'arte del dribbling. In fase di attacco, il dribbling aiuta i giocatori a mantenere il controllo del pallone, limitando le opportunità dei difensori di entrarne in possesso. In questo gioco c'è sempre stato un sistema di dribbling, ma l'abbiamo portato a un livello di maggiore sofisticazione che abbiamo chiamato dribbling di precisione. Precisione perché la precisione e la sensibilità del controllo sono molto superiori a quelli delle precedenti edizioni di FIFA. E mentre il dribbling di precisione perfeziona l'attacco, un'altra innovazione, l'ultima della Trinità, riqualifica la difesa. Difesa tattica è un po' lo yin e lo yang del gioco. Uno sviluppo che lo rende perfettamente bilanciato e rende l'esperienza di gioco molto più autentica. Il risultato è la trasformazione di un gioco bellissimo nel gioco perfetto. Tutto succede qui, a Burnaby, in Canada, nella mega fabbrica della EA Sports, uno degli studi più grandi e di maggior successo nella storia dei videogame. Ci vuole una squadra di livello mondiale per realizzare un progetto così ambizioso. Oltre 400 esperti, tra cui ingegneri software, animatori, modellatori, tecnici audio e game producer. Abbiamo chiamato gente da 18 paesi diversi, da ogni angolo del pianeta. E li abbiamo chiamati perché sono i migliori nei loro campi. A capo di questo team ci sono tre dei migliori creatori di videogame al mondo. Santiago Jaramillo. Aaron McCarthy.
e David Rutter. Vengono trattati quasi come delle rockstar. A tenere in riga queste celebrità c'è il vero boss, Matt Bilby. Uno dei benefici di produrre i migliori giochi al mondo è la possibilità di migliorare costantemente, di attirare i migliori specialisti in ogni campo e di inserirli in ogni fase del processo. Il che ci tiene al sicuro da cose come dimenticare di inserire il pallone nel gioco. E vi assicuro che in un'edizione di FIFA parecchi anni fa ci è capitato proprio questo. Una volta insieme, queste menti brillanti riescono a realizzare la magia in appena 12 mesi. Molte persone nell'industria dei videogame hanno a disposizione tempi lunghissimi, a volte parecchi anni, per realizzare i loro giochi. Ma noi abbiamo una tabella di marcia molto serrata e questo ci tiene concentrati. Ci permette di non annoiarci mai. Immagino che sia uno dei motivi per cui non dormiamo mai. Il calcio è lo sport più popolare al mondo. È praticato da milioni di giocatori e ammirato da miliardi di tifosi. Per molti di questi veri e propri adepti, il calcio non è soltanto un gioco. È un'ossessione. In tutto il mondo, il calcio viene spesso definito una religione. E io sono d'accordo, non potrei definirlo meglio. E quando la vera partita finisce, c'è una sola cosa da fare. Giocare a FIFA. Dopo la partita contro il Manchester City, in cui ho segnato il gol su rovesciata, sono andato online e ho giocato con l'escort. Wayne mi ha insegnato a giocare a FIFA, ma poi, come si dice, l'allievo ha superato il maestro. L'ho battuto 6-0. L'ho battuto nettamente, quindi è stata una giornata perfetta sotto tutti i punti di vista. Sia Aaron Leonard che John Terry possono testimoniare che ho battuto Wayne Rooney a FIFA. E non sono soltanto i professionisti a rigiocare la realtà. Questo gioco permette alla gente di rivivere le partite con le squadre preferite. Quello che vediamo spesso è che dopo una partita finita male, in cui una certa squadra ha perso, i tifosi di quella squadra rigiocano la partita su EA FIFA per cambiarne il risultato. Quando il Flamengo ha perso contro il Ceará nella Coppa del Brasile, ho giocato subito a FIFA 11 per vincere quella partita. Il Flamengo è sempre nel mio cuore. Nella sua forma più schematica, il calcio reale è un gioco con due metà. Due squadre e due principi base. Attacco e difesa. Ma una volta aggiunto l'elemento umano, diventa un confronto di tattiche, interazioni e reazioni, con una serie infinita di variabili e risultati possibili. Se l'inerzia è in quella direzione, la palla si allontana, giusto? In quanto ex giocatore professionista, Aaron è nella posizione migliore per portare questo gioco dal campo allo schermo. Ora prendo la palla col difensore centrale e provo a dribblare tutta l'altra squadra solo con lui. Nel calcio vero non succederebbe mai, perché lascerei un buco proprio in mezzo alla difesa. E se perdessi la palla sarebbe un problema. Un vero giocatore direbbe: nessun difensore centrale se ne va in giro per il campo a dribblare avversari. Meglio passare la palla, fare una serie di passaggi e aspettare una buona occasione, affidando la palla ai giocatori di maggiori qualità. Ora sto giocando col Barcellona, quindi hanno tutti grandi qualità. Le precedenti versioni di FIFA non avevano una reale profondità tattica. Ora sto giocando a FIFA 2011 e voglio farvi vedere alcune delle cose importanti che abbiamo voluto cambiare con l'edizione di quest'anno. Diamo la palla agli avversari e la prima cosa che vedete è che per difendere mi basta solo muovere lo switch e premere il pulsante A. I miei difensori correranno verso la palla e cercheranno di prenderla. Non è una cosa molto divertente da fare per metà del tempo che giochi. In pratica aspetti di riprendere il possesso della palla. Le innovazioni implementate in FIFA 12 cambiano radicalmente questa situazione. Ma per funzionare, queste idee devono essere tradotte in linguaggio informatico. E per questo c'è l'ingegnere software Dominique Bouchard. Il mio lavoro è tradurre i comandi che il giocatore impartisce manovrando il controller in azioni all'interno del gioco. È un labirinto intricato di istruzioni che viaggiano alla velocità della luce.
Ogni reazione deve avvenire entro 3 millisecondi, in modo che ogni singolo frame possa essere influenzato. Il primo compito di Dominique è replicare i movimenti reali. Mantenere il possesso della palla è fondamentale per vincere ogni partita. Questo porta inevitabilmente i giocatori a scontrarsi fisicamente. FIFA 11 aveva problemi a gestire questa fase. Nelle precedenti versioni, il braccio di questo giocatore avrebbe attraversato il petto dell'avversario, perché non eravamo ancora in grado di deformare l'animazione. La soluzione chiama in causa la prima grande innovazione, il Player Impact Engine. Il Player Impact Engine è il sistema che gestisce gli impatti, calcolando le forze di ogni parte del corpo in ogni singolo frame e permettendoci di processare tutti i dati in tempo reale. Quindi ora vediamo il braccio flettersi e piegarsi intorno alla spalla dell'avversario, mentre il giocatore cerca di evitarlo. È un'azione che viene prodotta in tempo reale, alterando l'animazione in base alle leggi della fisica. In altre parole, è la replica tecnologicamente più avanzata di un'azione reale, sia per quello che si vede, sia per come la si controlla. Ma non è un passaggio semplice come sembra. Non è un'operazione semplice. Nessuno ci era mai riuscito e noi vogliamo sempre essere un passo avanti. Su questo non c'è alcun dubbio. Il Player Impact Engine di FIFA 12 è un sistema unico nel suo genere. È il risultato di 2 anni di lavoro, il più grande singolo investimento nella storia del franchise FIFA. Il lavoro di Aaron è far sì che l'ambizione diventi realtà. Realizzare un'idea del genere e renderla funzionante all'interno del gioco è una vera impresa. Ci abbiamo lavorato per ben 2 anni. Ma creare questo sistema non è semplice come implementare una nuova funzionalità. È un lungo ciclo di concettualizzazione, progettazione e rifinitura. E per mettere in pratica tutte queste idee ci vogliono i dati del mondo reale. Tutto ha inizio qui, nello studio per il motion capture della EA, chiamato Mocap. Qui facciamo venire gli atleti per catturare le animazioni, che sono alla base di quello che si vedrà nel gioco. Potreste iniziare con un movimento come questo. Gli atleti di oggi, Davide Chiumiento e Camilo Sanveso, giocano nella squadra del campionato canadese dei Vancouver Whitecaps. La società ormai ha quasi 40 anni, è stata fondata nel 1974. Quest'anno siamo finalmente entrati nella lega più importante. Sul campo i due sono maestri del controllo della palla. Azione! Ma esprimere le proprie capacità in questa situazione è un'esperienza molto diversa. Quindi il team del Mocap ha cercato di ricreare un vero campo da gioco. Oggi a dirigere il gioco sarà il supervisore della grafica Ryan Heitman. Questo prato artificiale ci permette di produrre un impatto realistico con i piedi dei giocatori. Se corro sull'erba, l'impatto sarà molto diverso rispetto a una superficie sintetica o al cemento o, non so, al parquet. Perfetto, ottimo. Questo dà all'animazione un maggiore realismo, non solo per i piedi, ma anche per tutto il resto del corpo. Naturalmente c'è un'eccezione al realismo. L'equipaggiamento. Nessuno scende in campo così. Sì, è molto diverso giocare così, piuttosto che in maglietta e pantaloncini. I costumi sono aderenti per un buon motivo. Permettono di attaccare speciali sensori nei punti chiave per l'animazione. Abbiamo un numero standard di sensori da applicare sulla persona. Quanti sensori abbiamo addosso? Di solito 60. 60. I sensori sono posizionati in aree chiave per rilevare la rotazione delle articolazioni. I sensori sono rilevati da videocamere poste intorno al campo. Ma qui non vengono girate immagini comuni. In pratica, la luce rossa rimbalza sui sensori riflettenti e le videocamere sono in grado di eliminare tutto il resto. In questo modo riprendono il movimento dei sensori isolandolo dall'ambiente. È come fare una radiografia in 3D. Abbiamo 118 videocamere per il motion capture, che registrano i movimenti degli attori in carne ed ossa. Poi noi raccogliamo i dati, uniamo tra loro i punti e montiamo il risultato su una sorta di scheletro che permetterà di inserire il personaggio nel gioco. Una volta che i giocatori sono attrezzati... Vorrei che mi spingessi sul serio, come in una partita vera. Ryan passa la palla a Santiago ed Aaron.
Dopo 4 o 5 secondi, Santi dirà «Vai!» e a quel punto ti fermi, ti giri verso di lui, fai una finta e tiri più forte che puoi. È il momento di giocare. Le azioni che vedete sullo schermo sono il prodotto di attributi e caratteristiche. Provengono da un database di informazioni sui giocatori e le loro capacità. I producer raccolgono queste informazioni in base alle necessità del gioco. Ma un solo Chuck non basta a simulare tutte le situazioni. Un po' più veloce! Il Player Impact Engine ha bisogno di informazioni sugli impatti. Ma per la seconda grande innovazione, il dribbling di precisione, Santiago ed Aaron devono catturare un diverso tipo di abilità. A proposito del dribbling di precisione, questo semplice movimento può essere interpretato in centinaia di modi diversi, a seconda che qualcuno conosca il calcio o meno. Ad esempio, abbiamo fatto una prova, in cui Davide faceva tanti tocchi in successione. Era bello, molti calciatori lo fanno, ma non era quello che ci serviva per il gioco. Il dribbling è una strategia usata spesso dai giocatori in attacco per mantenere il controllo della palla. Un'azione di grande difficoltà, quasi impossibile da replicare realisticamente sul campo virtuale. Esisteva già in FIFA 11, ma con un raggio molto limitato. Santiago ha accettato la sfida. Il mio obiettivo era di creare un sistema molto sensibile, che desse la possibilità di controllare la palla in modi diversi e che aprisse nuove e ulteriori possibilità di divertimento per il giocatore. Così, insieme agli ingegneri software, abbiamo lavorato molto a nuove animazioni e al miglioramento della sensibilità del controller. Il nuovo sistema amplia questo campo, aumentando le possibilità di controllo della palla in situazioni difficili, compresi i contrasti con gli avversari. Anche in questo caso, portare queste capacità all'interno del gioco non è una cosa facile. Per essere sicuri di avere informazioni complete, Santiago ed Aaron trasformano ogni mossa reale in un replay virtuale. L'elastico, sì. Per una questione tecnica, è molto difficile replicare tanti tocchi rapidi sulla palla. Per passare il messaggio agli animatori non è sempre sufficiente mandare una mail o sedersi a un tavolo e parlarne insieme. Non è facile far capire cosa vogliamo. Quindi è importante che partecipiamo ad ogni fase della lavorazione, in modo che la nostra idea raggiunga adeguatamente chi dovrà metterla in pratica. Prova a muoverti più lateralmente, a destra e sinistra. Il realismo è fondamentale. C'è una schiera di appassionati molto esperti da soddisfare. Ogni singolo giorno vengono giocate online circa 5 milioni di partite a FIFA. E questa esperienza è stata resa ancor più coinvolgente. La cosa più importante di FIFA 2012 è certamente l'introduzione dell'EA Sports Football Club. È un nuovo servizio interattivo che abbiamo aggiunto. È una sorta di Facebook del calcio, in cui i giocatori non solo competono online tra di loro, ma interagiscono con le loro vere squadre, seguono i cambi di formazione e di modulo e misurano i loro progressi. Il team di EA Sports ha inserito nel gioco una serie di scenari reali, sfidando i giocatori a replicare alcune capacità tecniche o a cambiare il risultato di partite reali. Per scherzare, diciamo che potremmo chiamare Alex Ferguson ogni venerdì e comunicargli il resoconto delle 500 milioni di partite giocate online ogni settimana tra il suo Manchester United e le altre squadre, dicendogli quale formazione avrebbe più possibilità. E nell'improbabile caso che non troviate amici online, potete sempre affrontare un altro avversario, il gioco stesso. Naturalmente puoi giocare da solo, offline, per esempio in modalità carriera, contro squadre controllate dal computer. Come ogni videogame, FIFA si basa sull'intelligenza artificiale per controllare diversi aspetti del gioco, come la gestione dei vostri compagni di squadra e dell'avversario. Per gran parte del tempo controlli un giocatore per volta col tuo controller. Tutti gli altri sono gestiti dall'intelligenza artificiale. Tutto questo in FIFA 12 dipende da un'altra innovazione, chiamata Pro Player Intelligence. La Pro Player Intelligence dà al gioco un livello di capacità decisionale molto superiore a quello precedente. Ogni giocatore eccelle in particolari aspetti tecnici, come la visione di gioco, il tiro, la capacità di vincere contrasti aerei, come Peter Crouch. Questo influenza le decisioni prese dai compagni di squadra, oltre che del giocatore stesso, rendendo tutto più autentico. Intanto, al mock-up, Santiago ed Aaron non sono i soli a partecipare all'azione.
Sull'altro lato del campo, un altro producer presta particolare attenzione alla performance di Camillo e Davide. Gary Patterson è il responsabile di uno spin-off di FIFA, chiamato FIFA Street. Anche questo gioco sta subendo una vera rivoluzione. Il nostro primo passo è stato capire cosa sia davvero il calcio di strada. Abbiamo mandato un team di ricerca a Rio, Amsterdam e Londra per studiare il fenomeno e ci hanno fornito tre versioni diverse, in pratica tre giochi diversi. Quelli di Rio ci hanno parlato quasi di una danza, una specie di balletto in cui si tocca a malapena il pallone, mentre a Londra il gioco è molto più fisico, per non dire brutale. E ad Amsterdam il centro è il pallone, l'importante è il controllo acrobatico del pallone. Il calcio di strada si è evoluto da un passatempo di quartiere a un fenomeno planetario. Davide e Camillo sono i modelli perfetti per questo stile di gioco davvero unico. Abbiamo questi due giocatori molto tecnici dei Whitecaps. Il calcio di strada è uno sport da uno contro uno. Mettersi in mostra è quasi più importante che segnare. Bello, niente male. Come il suo fratello maggiore, FIFA Street punta molto sul realismo. Ma in questo gioco non sono soltanto i giocatori famosi a comandare. Anche l'ambiente conta molto. Mettiamo che io inizi dalla Scozia. Giocherò in questi campi, che hanno un aspetto generico, ma possono essere resi più britannici. Una volta qualificato, troverò ambienti diversi, più specifici, come Parigi, Venezia, Barcellona e Londra. Sto cercando di diventare il migliore del mondo, quindi giocherò altrove, ad Amsterdam, Dubai e Tokyo. Questo è il torneo finale a Rio. Credo che nessun altro gioco che abbiamo fatto abbia mai avuto così tanti ambienti diversi. Intanto, al mock-up... Ehi, aspetta! Che succede lì? Guarda che roba! I giocatori hanno un altro appuntamento. Nel gioco sembra più bello. Per diventare superstar virtuali, i giocatori reali come Davide e Camillo non devono soltanto muoversi sul campo. Devono anche metterci la faccia. Questa è la schermata per le immagini della testa. Abbiamo 18 normali fotocamere reflex digitali con cui scattiamo normali fotografie che vengono poi convertite in dati 3D. E se i giocatori non vanno al gioco, il gioco andrà dai giocatori. Siamo nella struttura di allenamento del Chelsea e stiamo effettuando i ritratti di tutti i giocatori della squadra. Come vedete, abbiamo il nostro fotodome, con 8 fotocamere posizionate ad angoli diversi, con le quali realizziamo 4 scatti. Uno frontale, un profilo sinistro, uno destro e uno scatto dall'alto. Non faremo altro che raccogliere questi dati e inviarli direttamente ai ragazzi a Vancouver, che li useranno per costruire modelli 3D delle teste dei giocatori. È il lavoro del modellatore 3D Yun-Jun Chai. Non si tratta di copiare una semplice fotografia. Ogni caratteristica deve essere replicata fedelmente. Gli occhi sono la chiave per la somiglianza all'originale, quindi ci concentriamo soprattutto su di loro, in particolare sulla loro forma e profondità. È una clonazione virtuale altamente sofisticata, con alcuni dettagli difficili da replicare. I capelli sono una delle parti più difficili del processo, perché è nella loro stessa natura. Dopotutto si tratta di un gran numero di oggetti singoli che sono molto difficili da replicare in uno spazio tridimensionale. Un giocatore ha aggiunto una difficoltà in più al lavoro di Yun-Jun. Quando ero piccolo creavo sempre un giocatore con la mia faccia. Ora gioco direttamente con il mio personaggio ed è bellissimo. Mi risparmia un sacco di tempo. Ma dopo aver fatto le foto per FIFA, la star del Manchester United, Wayne Rooney, ha cambiato il suo aspetto, costringendo Yun-Jun a rimettersi al lavoro. Ha avuto un'operazione di chirurgia estetica. In pratica ha fatto un trapianto di capelli. Quindi abbiamo dovuto rifargli i capelli da capo. Diventare un giocatore di FIFA è come segnare un gol al campionato mondiale. E con migliaia di aspiranti in tutto il mondo, la lista d'attesa è lunghissima.
Per quelli che ce la fanno, il risultato è impressionante. È come nella realtà. Il mio avatar è incredibilmente simile a me, è davvero perfetto. La prima volta che l'ho visto è stato bello e strano allo stesso tempo, perché avevo visto gli altri giocatori nelle edizioni precedenti, come Ronaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho, Rivaldo, tutti questi campioni, e poi mi ci sono ritrovato anch'io. È fantastico vedere i bambini che giocano con te, e a volte quando gioco uso anch'io il mio personaggio, il mio avatar, ed è molto divertente. L'unica cosa migliore che essere nel gioco è essere sul gioco. La scelta della faccia da mettere sulla copertina spetta a Jamie McKinley. Abbiamo i migliori giocatori in assoluto, da Wayne Rooney a Kaká. Poi ci sono tante stelle in ascesa, tanti giovani campioni. E finire sulla copertina di FIFA è un po' come finire in prima squadra. Questo perché EA Sports FIFA è il calcio. L'edizione di quest'anno avrà il più grande lancio pubblicitario mai realizzato per un gioco sportivo. Quando abbiamo distribuito il gioco dell'anno scorso, abbiamo venduto 2,5 milioni di copie nei primi 5 giorni dopo il lancio. Una cosa senza precedenti. Fino ad ora, EA Sports FIFA 11 ha venduto oltre 15 milioni di copie. Sarà difficile per FIFA 12 battere questo record. Ma questo gioco non è sempre stato in cima alla classifica del suo campionato. Questa franchise è nata nel 1993, quando abbiamo prodotto FIFA International Soccer per il Sega Genesis e il Sega Mega Drive in Europa. A quel tempo il gioco non ha praticamente rivali. Nel 2002 FIFA detiene una quota di mercato del 71%. Ma poi l'industria dei videogame prende il volo e la concorrenza diventa agguerrita. Quando siamo arrivati sulla PlayStation 2, abbiamo trovato un avversario nella Konami, con la franchise di Pro Evolution Soccer. È stato allora che è iniziata una durissima competizione tra questi due giochi per prevalere sul piano della qualità. La partita ha inizio. Abbiamo voluto fare cose sempre migliori e allargare i nostri limiti tecnologici. È quello che succede quando ingaggi una battaglia di mercato con un vero avversario e vuoi batterlo a tutti i costi. Dicevamo che non puoi vincere un campionato se non c'è nessuno da battere. Ma la strada verso il primato è costellata di difficoltà. Nel 2007 la quota di mercato di FIFA è scesa al 49%. Circa 5 anni fa abbiamo perso posizioni sulla PlayStation 2. Eravamo sempre stati in testa e forse ci siamo adagiati troppo sugli allori. Abbiamo smesso di innovare. Il team cambia tattica. Invece di competere sul mercato esistente, EA Sports decide di guardare al futuro. Abbiamo passato un paio di anni a investire sulle strutture profonde, sull'ingegneria del software, per realizzare fondamenta più stabili sulle quali poter innovare. L'investimento ha successo. Oggi FIFA può vantare una quota di mercato del 70%, con entrate che superano i 3 miliardi di dollari. E la filosofia della qualità e dell'innovazione resta il mantra di questo team. Ogni anno raddoppiamo gli sforzi ed è bello far parte di questa squadra. Intanto al modeling è il momento di mettere un po' di passione in campo. Quando facciamo lo scatto frontale, chiediamo al giocatore di assumere un'espressione neutra, senza alcuna espressione facciale. Quelle foto verranno montate su una struttura, una specie di scheletro virtuale, grazie al quale gli animatori a Vancouver possono simulare qualsiasi espressione esistente. Quindi l'avatar potrà urlare o ringhiare, come se fosse davvero quel giocatore a farlo. È una di quelle cose che solo un anno fa non eravamo in grado di fare. Quando sono in campo, i giocatori di calcio assumono molte espressioni diverse. Quindi, ad esempio, questa è un'espressione neutra di partenza, ma quando sta giocando diventa un po' più intenso. E quando corre al massimo, oppure durante un contrasto, l'espressione è ancora più intensa. Quando Yun-Jun conclude la sua magia, il risultato è incredibile. Questo è un avatar. Ma il grande calcio non si basa unicamente sulle apparenze. Questi avatar devono essere in grado di giocare. Ricordate le radiografie 3D del motion capture?
finiscono nelle mani del capo animatore Gareth Ives. Nello spazio 3D vediamo tutti i sensori, le targhette riflettenti posizionate sulle tute dei giocatori. Qui le vediamo una per una. Praticamente ognuno di quei sensori deve essere mappato e assegnato a un'articolazione, per esempio il polso, il gomito o la spalla. Gareth usa questa mappatura per creare sequenze animate. Voglio provare a farlo scivolare più a lungo e più lontano. Vedete dove è arrivato adesso? Non è una gran scivolata. Mettiamo che il campo sia bagnato e che le scivolate siano più lunghe. Mi basta prendere la stessa animazione e aggiungere qualche frame. Ogni movimento replica fedelmente quello dei veri giocatori. Ma non si può accontentare tutti. Il mio personaggio in FIFA? Devo dire che è molto ben fatto. Forse gli manca un po' di potenza. Credo di poter giocare con più potenza. Qualche settimana fa è venuto Joe Cole che diceva: perché sono così lento? Insomma, io sono più veloce di Suarez o di qualsiasi giocatore stesse parlando. Questo per dire che più che i tifosi sono i giocatori a mandarci email appassionate in cui si lamentano perché non sono più veloci o perché non hanno un tiro abbastanza preciso. Non tutti i giocatori hanno un modello personalizzato. Beh, c'è un sacco di animazione da fare. Il gioco è molto complesso e ci vuole una specie di esercito di animatori per fare tutto. Modello o meno, i programmatori devono accertarsi che almeno la tecnica di ogni giocatore venga replicata accuratamente. Per raggiungere questo obiettivo apparentemente inarrivabile, scende in campo un altro esercito di tecnici. Abbiamo inviato esperti in tutto il mondo. Persone che guardano varie partite nel corso della stagione e studiano nel dettaglio i giocatori. Sono quegli esperti a fornirci i valori delle singole capacità, come la velocità, l'accelerazione, la capacità nel colpo di testa, nei tiri e nei passaggi, e altri valori come questi. Come Gareth, l'animatore Kancho Doskov traduce queste informazioni in azione sullo schermo. Qui ho una sequenza in motion capture di un giocatore che fa una rovesciata, come vedete, e sto facendo in modo che tutto appaia reale, che lui atterri nel modo corretto, che le sue mani non attraversino il corpo. Qualunque sia l'abilità, se un giocatore può farlo, il gioco può farlo meglio. Abbiamo molti movimenti eseguibili da giocatori particolari, per esempio Cristiano Ronaldo ha un dribbling speciale. Lo stesso Messi ha un dribbling speciale. Una volta completate, queste animazioni diventano attributi del giocatore nel database del gioco. 9 mesi dopo l'inizio dei lavori, il Player Impact Engine e il dribbling di precisione sono quasi terminati. Il gioco ora è più profondo, veloce e realistico. E il gioco d'attacco è più preciso di quanto non sia mai stato. Ora è il momento di dare alle difese l'opportunità per rifarsi. A questo penserà l'ultima delle 3 grandi innovazioni, la difesa tattica. Un'altra vera rivoluzione per FIFA. Quello che abbiamo pensato è che se riuscissimo a rendere divertente la difesa quanto l'attacco, il gioco sarebbe doppiamente divertente. Questa è la motivazione principale dietro al nuovo sistema. Difesa tattica cambia il lato difensivo del gioco, trasformandolo da azione in strategia e facendo entrare in gioco le capacità reali dei giocatori. Il nuovo sistema difensivo non si esaurisce nel premere un pulsante e far partire i difensori verso il pallone come missili. Richiede a chi gioca di pensare e di agire in modo tattico, di contenere e di leggere un'azione offensiva, piuttosto che semplicemente reagire. È una bella differenza. Dopo mesi di concettualizzazione, progettazione, raccolta dati e rifinitura, il calcio virtuale è diventato quasi impossibile da distinguere da quello reale. Ma il lavoro non è finito. Per funzionare a regime, ogni innovazione deve interagire con le altre. Torniamo dal guru informatico, Dominique Bouchard.
Tutte le animazioni vengono inserite in un database in cui viene aggiunto un contesto, quindi diventano un passaggio o un tiro. Avvengono quando stai correndo o camminando, o se la palla arriva da una certa direzione piuttosto che da un'altra. Siamo noi a dover aggiungere informazioni per fare in modo che il gioco scelga l'animazione corretta in ogni situazione. E a poche settimane dalla consegna, Dominique sta combattendo contro il tempo. Lavoreremo sicuramente fino alla fine. Questo è il momento più duro di tutti, quello della finalizzazione, perché è il momento in cui devi risolvere i singoli problemi senza crearne altri. Ed è proprio questo il difficile. Ma il database non è ancora completo. Hi there, it's Martin Tyler for you, along with Alan Smith, looking forward to what should be a really exciting match. Il player Impact Engine, il dribbling di precisione e la difesa tattica aumenteranno sicuramente il piacere di giocare per l'utente finale. Ma per il regista audio Jeff McPherson significano soprattutto problemi. Il commento delle partite è una delle componenti più importanti del gioco. Per noi è la cosa più importante. Come per il calcio giocato, ogni cosa che accade sul campo virtuale ha una serie infinita di effetti possibili. E Jeff deve prevedere e registrare ogni situazione possibile. Credo che commentare una partita vera sia più semplice, perché reagisci a cose che succedono sul serio. Non ti viene richiesta tutta questa immaginazione. Non sai davvero cosa succederà. Cioè, puoi prevedere cosa succederà dopo alcuni eventi particolari, ma in realtà ci sono milioni e milioni di persone che giocano in tutto il mondo e in ognuna delle loro partite possono verificarsi situazioni del tutto diverse e particolari. Per produrre il contenuto necessario a coprire questa imprevedibilità, si affida ai commentatori professionisti Martin Tyler e Alan Smith. È stato un processo affascinante, impegnativo a dir poco. All'inizio mi avevano anticipato quanto sarebbe stato difficile, ma è impossibile rendersene conto finché non ci si trova a farlo. Stai in studio per 4-5 ore di seguito e vai molto a braccio, devi inventarti sempre cose nuove, varie, credibili. Non avevo mai fatto niente che richiedesse un tale impegno mentale. La mole di dati è immensa. È un'impresa infinita. Per l'edizione di quest'anno, solo per la versione in inglese, abbiamo registrato più di 10.000 frasi. Ci hanno detto che abbiamo registrato almeno 24 ore di chiacchiere e di noi due che parliamo. Una volta che anche questo database viene aggiunto agli altri, il gioco prende il volo. Hi there, it's Martin Tyler for you, along with Alan Smith, looking forward to what should be a really exciting match. I think so, two evenly matched teams. Immaginate queste 10.000 o magari 30.000 frazioni di discorso tutte insieme nel database. Ognuna è sempre pronta ad essere chiamata in causa. Ce ne sono molte che si prestano alla situazione, che quindi possono andare in onda, e tra queste battute si instaura una sorta di competizione per decidere quale andrà in onda. Alla fine ne verrà scelta una in base a fattori di priorità, alla situazione, al contesto. Il lavoro di Jeff non finisce col registrare i fiumi di parole delle telecronache. Deve anche accontentare le folle. E i canti dei tifosi, dopo il commento, sono sicuramente la parte più importante del nostro lavoro. Per chiunque sia un tifoso di calcio, ovunque nel mondo, i canti sono un aspetto essenziale di una partita. Primo passo. Registrare ogni singolo canto dal vivo durante una partita. Poi si passa alla censura. Molti di questi canti non si adattano proprio a un gioco per famiglie. Quindi molta di questa roba in realtà non viene usata per la volgarità del linguaggio. Quando questo team di producer, programmatori, animatori, modellatori e tecnici audio completa il suo lavoro, FIFA 12 è una macchina potentissima. Sono rappresentati 29 campionati nazionali, 570 squadre, 15.000 giocatori diversi, decine di stadi reali. Attraverso il gioco è possibile approfondire la propria conoscenza del calcio. Il gioco è talmente buono che anche i team reali lo utilizzano. Abbiamo saputo da alcune squadre e da alcune scuole di calcio
che il gioco viene usato durante gli allenamenti per spiegare tattiche e schemi diversi. So che Solskjær, l'ex giocatore che ora allena in Norvegia, lo usa prima delle partite perché nel gioco abbiamo inserito il campionato norvegese con tutte le squadre contro le quali deve giocare la sua. A quanto pare lo usa per simulare diverse formazioni contro ogni avversario. Giocare a FIFA aiuta prima di tutto i giocatori, perché li fa pensare al calcio. A me fornisce un'ottima visione d'insieme delle squadre e dei giocatori contro cui devo giocare. I dati sulle capacità dei vari giocatori sono fantastici. Mi aiutano molto a preparare le partite da allenatore. Credo che per molti nostri giocatori vedere i loro avversari su uno schermo e giocare contro di loro su quello schermo possa essere più utile di quanto si pensi. La data del lancio si avvicina rapidamente. È ora di mettere alla prova la rivoluzione di FIFA 12. Su questo dobbiamo ancora lavorarci. È la fase di finalizzazione. Ci siamo in pieno. È il momento di risolvere tutti i problemi che abbiamo creato inventandoci le cose più divertenti. Tutti e tre i miei si allontanano. La patch ci sta mettendo parecchio a uscire. Quindi c'era già un bug riconosciuto. Esatto. E l'ha risolto? Sta lavorando in tempo reale, credevo fosse già la patch. No. Mi piace come l'ha risolto, implementiamolo. Ok. Ma prima di arrivare nei negozi, FIFA 12 affronta il più difficile degli ostacoli. Il cliente. Credo che alla gente piacerà, ma non sei mai sicuro al 100%, non prima che venga distribuito, quindi ho un po' di paura. Ogni artista si sente così prima di presentare la sua creazione. Per essere sicuri di colpire nel centro, alcuni fan vengono invitati a dare un'occhiata. Mesi prima che i nostri giochi vengano distribuiti, invitiamo i consumatori a provarli per avere un feedback immediato di cosa ne pensino e per sapere se possiamo ancora rifinire qualcosa prima del lancio. In tutto, invitiamo tra le 150 e le 200 persone durante il ciclo di testing. I collaudatori vengono scelti nei fan club delle squadre di calcio. Ognuno di loro è tenuto al segreto. Un prezzo che tutti sono disposti a pagare. Ma quello che non sanno è che qualcuno li sta osservando. Per assicurarsi che la loro presenza non influenzi le reazioni dei ragazzi, Aaron e David osservano la discussione da dietro un finto specchio. Aaron ha una lista di problemi che secondo lui meritano attenzione e naturalmente se qualcuna di esse dovesse venir fuori in questa discussione ne terremo particolarmente conto. Però devo dire che non sto sentendo cose che mi preoccupino più di tanto. Continueremo comunque ad apportare piccole modifiche fino alla fine, quindi se dovessimo sentire qualcosa a cui non abbiamo pensato o se dovessimo capire di dover cambiare l'indirizzo del gioco in una particolare direzione piuttosto che in un'altra, potremmo reagire a queste situazioni fino all'ultimissimo giorno di lavoro. Il verdetto? Non credo si possa fare di meglio. Sì, sono d'accordo. Il risultato di anni di sviluppo, di 12 mesi di rifinitura e delle capacità di alcune tra le migliori menti nel mondo dei videogame, viene finalmente presentato al pubblico. E ancora una volta, è un successo planetario. Giocare a FIFA è come guardare una partita vera. I giocatori sono esattamente come sono nella realtà e fanno le stesse cose che fanno sul campo. EA Sports FIFA 12 non si limita a eguagliare il record del suo predecessore. Lo distrugge. È il miglior lancio dell'anno di un gioco sportivo, che frutta 3,2 milioni di copie vendute in meno di 5 giorni. Che è più o meno quanto si riposano i suoi creatori, prima di passare al progetto successivo. In genere abbiamo già una lista di idee, progetti che vogliamo approfondire l'anno seguente. Il primo giorno è più o meno così. Il secondo ti dici, ok, che facciamo l'anno prossimo? In un certo senso è anche la bellezza di questo sport. Ogni anno cambia un po'. Qualunque idea abbiano in mente, non c'è dubbio. Sarà vincente.